sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Ciao a tutti e a tutti, bentornate e bentornati su RBE per Sul Divano Con. In questa prima puntata della seconda stagione abbiamo con noi gli Animo Formidable. Are all animals, must forget everything we know, after all we are animals. Non dobbiamo dimenticarcene che siamo fondamentalmente tutti e tutte degli animali. Questo è il primo dei brani degli Animo Formidable con noi ospiti su RBE per Sul Divano Con, questa puntata che presenta questo progetto. Loro sono, vado a leggere i nomi, quelli che mi hanno dato loro. Ciao ragazzi, ciao. Miss Formidable alle percussioni e Mr. Formidable alla chitarra e alla voce. Ciao ragazzi, ben arrivati su RBE, Animo Formidable, il vostro primo album, We Are All Animals, 10 canzoni che ci riportano alla natura rock, alla natura selvatica che abbiamo tutti noi, forse appunto come dicevamo poco fa ci siamo dimenticati. Quando è stato creato questo progetto? Quando è nato? Allora, adesso mi rivolgo a coloro che in questo momento stanno ascoltando in radio, perché siamo in onda sia in TV che in radio e su YouTube. Su YouTube, d'accordo, potete guardarli sicuramente, in TV anche, canale 87 del digitale terrestre, in radio i silenzi
non conciliano molto con la musica e con il talk, quindi cercherò, lo dico io ragazzi allora, ok, parlo io, va bene. Abbiamo con noi Miss Formidable e Mr. Formidable, la coppia che compongono appunto gli Animo Formidable, questo progetto che è nato alla fine del 2022 e che ha dato vita a questo disco, 10 canzoni che sono al centro di una proposta live. Questa è la cifra stilistica che amo particolarmente degli Animo, una tournée che ha toccato club di tutta Italia, dal Piemonte fino alla punta della Calabria. Ho visto sui social, che vi invito a seguire, tutte le date di questa tournée che ha portato gli Animo in giro un po' in tutto il nostro paese. È bello portare la vostra musica, è bello portare questo vostro modo di intendere la musica, molto selvatico, molto istintivo direi. Sì. Ok, Mr. Formidable mi dice sì con la testa, quindi è d'accordo con me, immagino siate d'accordo anche voi in questo momento che state ascoltando e guardando questa puntata di Sul Divano Con. È bello partire così, è la prima volta che mi succede una cosa del genere, ho questa parlantina, sto cercando di fare un po' la nuvola, la bat nebbia per cercare di attirare l'attenzione, ma loro non si scompongono, rimangono così impassibili con le loro maschere, con il loro modo di fare musica e di proporsi con il pubblico. Quello che amo degli Animo Formidable, Mr. Formidable, è avere questa voglia di proporsi in una certa maniera, quindi glam, molto glitter, il fucsia, però siete molto istintivi, quindi c'è una parte istintiva della musica con una parte che contrasta, se vogliamo, che è molto costruita, che è quella dell'immagine. Conta molto l'immagine per voi, vero? Sì. Sì, beh, adesso non vale perché vi ho suggerito io la risposta, però la tengo per buona e si vede, avete avuto appunto le vostre maschere da gatto, chissà perché il gatto, oppure magari è una pantera, chi lo sa? Quale maschere? Hai ragione, anche questo giustamente può essere un punto di vista interessante, perché la mia può essere una maschera in questo momento, adesso non voglio andare lì a citare Luigi Pirandello, non stiamo solo facendo del rock, ragazzi, e siete d'accordo con me. Questa evidentemente non è la maschera, è la loro faccia sulla scena, una scena che magari molti di voi hanno scoperto nei live che gli Animo Formidable hanno portato un po' in tutta Italia. Questa era solo la prima delle canzoni, vi mostro anche il CD con l'immagine della copertina meravigliosa con questo fucsia che... come dire, attrae subito l'attenzione, ma quello sulla quale vorrei focalizzarmi è la musica, una musica nata in studio che vede la produzione di un grande della musica, Marco Fasolo, e ho sbagliato l'accento, l'emozione ragazzi, quindi Fasolo, e, con la quale avete creato questo progetto assieme. Io direi, siccome è la prima volta che mi succede di fare un monologo così in radio, di andare con la seconda canzone. La seconda canzone che abbiamo pensato, tratta dal disco We Are All Animals, è Do You Mind? Un punto interrogativo finale nel titolo di questa canzone che ci permette di riflettere sull'immagine, su come la musica può essere costruita, come può essere assolutamente spontanea. Tra poco parleremo anche di come nascono i brani, le canzoni degli Animo Formidable, ma quello che possiamo fare in questo momento è lasciarci andare all'ascolto e alla visione di questa band con noi qui sul divano. Animo Formidable, Do You Mind? Let your body carry you.
Animo Formidable. Do You Mind? Seconda traccia che vi proponiamo in questa puntata sul Divano Con su RBE. Do You Mind? Everything is fine. Wanna play something else? Suoniamo qualcos'altro, giochiamo. Il play su quale abbiamo giocato spesso qui a sul Divano. Il play, che vuol dire giocare, vuol dire anche suonare. È la lingua inglese, questa scelta dell'inglese degli Animo Formidable, che ci richiama alle radici, immagino, rock della band di Mr. Formidable e di Miss Formidable. La scelta dell'inglese è arrivata in modo istintivo a Miss Formidable, sì o no? Sì? Sì. Ok, è istintiva. E quindi è nata così in studio. Io ho immaginato gli Animo Formidable creare queste canzoni direttamente in inglese, e mi aspetto che questa band possa passare le Alpi, andare a proporre la propria musica presto in Europa, perché no, almeno in Europa. Noi ovviamente glielo auguriamo. Le canzoni, come nascono queste canzoni, come sono nate le canzoni degli Animo Formidable, andando a leggere e soprattutto a ritrovare i testi, che mi piace tantissimo ci siano i testi nel CD che trovate nei loro live, ecco qua la copertina. Ebbene, sono canzoni che sono state realizzate, registrate in presa diretta, in un'unica take. Mi hanno raccontato delle note degli amici che hanno ascoltato e che conoscono gli Animo Formidable, come Ugo Mazzia, che ricordiamo e salutiamo, il tour manager degli Animo. Ebbene, lui mi diceva che hanno realizzato e registrato queste canzoni in un'unica sessione, in un'unica take, come si dice in linguaggio, in gergo musicale. Miss Formidable da una parte dello studio e Mr. Formidable dall'altra parte dello studio, per non intralciarsi nella registrazione. Più o meno ho detto bene, Mr. Formidable? Sì, è nata così la registrazione delle vostre canzoni? Esattamente. Ogni tanto parlano. Avemus voce. Non so quante volte abbiano parlato in pubblico gli Animo Formidable, a parte esprimersi con la propria musica, le proprie canzoni. Noi siamo fortunati, amici e amiche di RBE. Per la prima volta, credo, giù di lì, abbiamo il piacere di ascoltare anche la voce, cosa c'è dietro questo progetto. Ed è un po' l'obiettivo del divano, il nostro divano di RBE, che vi propone di andare nel dietro le quinte dei progetti. C'è il glam, c'è quel rock che richiama quelle sensazioni del rock anni 70 e 80, una tournée che, come dicevo, ha toccato tutta Italia. Ma davvero tutta Italia. Se voi andate su Instagram e andate a scoprire gli Animo Formidable, vedete che hanno suonato in Calabria, a Paola, in Toscana, in Lombardia. E l'approccio del pubblico a me incuriosisce. Quando incontrate il pubblico, riuscite a mantenere un rapporto molto diretto, a dialogare con il pubblico? Come dialogare con gli Animo Formidable? Attraverso la musica, sì? La musica parla, music comes first, diceva uno dei componenti di una band che abbiamo avuto modo di ospitare più di un'occasione qui su RBA, Feel Good Production. La musica viene per prima, ed è quello che stiamo cercando di dimostrarvi in questa puntata un po' particolare, un po' sopra le righe, oppure chissà, una puntata che mette al centro la musica innanzitutto, come quella degli Animo Formidable. Una band che ha suonato in diversi festival, anche a Torino e dintorni, ha suonato in diversi locali, come vi dicevo, ha chiuso una tournée da dove è iniziata, cioè al Ziggy, un club di Torino, dove tutto è partito, dove c'è stata la prima esibizione degli Animo Formidable. E la prima parte del tour, che è terminato lo scorso maggio, ha appunto chiuso il suo giro in questo locale storico di Torino, che propone tanta musica. E abbiamo bisogno di musica, abbiamo bisogno di scoprire nuovi progetti, abbiamo bisogno appunto di progetti come questo, che ci richiama la voglia innanzitutto di ascoltare delle canzoni non solo sugli store digitali, non solo su Spotify, non solo in CD, perché no, ma anche e soprattutto dal vivo. La dimensione dal vivo è quello che stiamo riportando in questa puntata del Sul Divano Con, e loro ci invitano a seguirli, seguire gli Animo Formidable soprattutto con la musica, andando magari oltre il loro glitter, ma soprattutto alla radice della musica, il rock, il glam. Dobbiamo per forza chiuderli in una etichetta, dobbiamo per forza chiuderli in un binario? Forse no, dobbiamo solo ascoltarli per quello che sono. Loro sono gli Animo Formidable, sul Divano Con, su RBE, Follow Me. We'll be right back.
Follow Me, Animo Formidable, sul divano con, state ascoltando e guardando su RBL Radio TV una puntata di questo format che vuole andare dietro le quinte dei progetti musicali, di questo artigianato, come noi definiamo la musica, arte e artigianato insieme, immagine, ma andiamo oltre l'immagine, oltre attraverso quella che non è una maschera, abbiamo capito poco fa, è stata l'unica parola pronunciata finora da Mr. Formidable qui su RBL. Siamo sicuri che quella è una maschera o sono loro davvero? Quello che conta è la musica che viene per prima, la musica che conta, la musica che potete ascoltare soprattutto nei live. La dimensione dello spettacolo, la dimensione dello show, la dimensione dell'esperienza da vivere attraverso la musica, attraverso le percussioni, attraverso la chitarra, la voce che richiama il blues, richiama il rock, radici dalle quali nascono e sono cresciuti e stanno proponendo la propria musica, gli Animo Formidable, anche con il loro look, anche con la loro immagine studiata. Tra poco avremo il piacere di vedere anche un video degli Animo Formidable, un video di uno dei singoli della band che tra poco vi proporremo, Unfair, un brano che potete ascoltare sia ovviamente in digitale che in copia fisica concreta con il CD e con il vinile, perché no, anche su YouTube, dove potete ancora ammirare un'altra dimensione degli Animo Formidable, quella del video. Mr. Formidable, io ci provo, vi trovate più a vostro agio in uno studio di registrazione in cui provate, le take sono una e basta, è quella, provate insieme, suonate insieme, registrate insieme, oppure in un video in cui c'è lo stop, si riprende a registrare, è una dimensione che vi piace apparire in questo modo, sì o no? Preferite la dimensione dello studio o quella del video? Sì? No? Finché suoniamo, stiamo sempre bene. Ah, ok. Quindi vedete? Io sono emozionato perché mai più mi sarei aspettato di poter ascoltare uno dei due Formidable parlare con noi, con me, in questo momento. Finché c'è musica va tutto bene, sia con il video, sia con YouTube, sia con la musica dal vivo, che ovviamente con il vinile. Ecco, anche il vinile. Il vinile vi dà la dimensione di quel suono caldo, accogliente. Questi schiaffi sonori, troviamo una metafora, che ci danno e ci regalano gli Animo Formidable, arrivano ancora meglio, c'è quel calore che sa dare il vinile che vi consiglio assolutamente, sempre nel segno del glam, sempre nel segno del rock. Tra poco il video di Unfair, un'altra delle canzoni degli Animo Formidable, questa è una delle tracce del disco che ho tra le mani in questo momento, è la seconda delle tracce di questo disco che vi invito a guardare nel video che vi proponiamo su RBE per Sul Divano con Animo Formidable, Unfair. We'll be right back.
words. You're really unfair. The more I feel I'm into you, the less I know you. Bentornate, bentornati sul divano con Animo Formidable. Just a Monday, Animo Formidable, per il nostro divano. Siamo sul divano con questo power duo, Miss Formidable, Mr. Formidable. Non abbiamo tratto molte parole da loro in questo momento. Sto cercando di riempire e dare soprattutto informazioni a voi che state ascoltando in questo momento, questo live, questa puntata particolare del nostro divano. Ma in realtà stiamo dando più importanza alla musica. Questo è un aspetto che amiamo noi qui su RB, per sul divano con andare nel dietro le quinte dei progetti musicali, delle idee come questa, come quella che vi stiamo proponendo in questa puntata della seconda stagione. We are all animals, just Monday. Immaginate un lunedì in cui siete ancora magari mezzi addormentati perché, non so, avete vissuto il weekend in un certo modo e iniziate una settimana. Perché non cercare di vivere in maniera diversa, dare una nuova carica a quello che stiamo vivendo o che state vivendo voi in questo momento? Just a Monday, una delle canzoni dell'album We Are All Animals, un album che vi mostro anche nella sua copertina, un vero e proprio poster, dove trovate anche i testi delle canzoni prodotte, registrate insieme a Marco Fasolo, ma prodotte soprattutto da loro, da Mr. e Miss Formidable. Queste canzoni fanno parte del live, ci sono anche degli inediti, uno di questi ve lo proporremo tra poco. Abbiamo visto anche un video poco fa di Unfair, un progetto questo dei Animo Formidable che, come vi dicevamo poco fa, vuole andare oltre l'immagine e anzi vi invita ad andare oltre l'immagine, andare oltre la fisicità di questa band, di questo power duo. Avete mai visto gli Animo Formidable dal vivo? Questo è un invito che vi facciamo per riscoprire quelle atmosfere che vi stiamo proponendo in questo momento in radio, in TV e sul web. Un'immagine, quella che vi proponiamo in questo momento, ma soprattutto la musica. Perché l'inglese? Perché l'inglese? Beh, pare che queste canzoni siano nate così istintivamente, è vero, Mr. Formidable? In maniera molto istintiva, mi fa sì con la testa, quindi sto dicendo una cosa giusta. Continua questo bullizzare il conduttore da parte dei Animo Formidable. Noi andiamo avanti così, insomma, abbiate pazienza, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, ma sto cercando di tenere botte e soprattutto di lasciarmi accompagnare dalla musica e dalla proposta degli Animo Formidable. Come coniugare, come unire la creatività con quella forma di artigianato che noi
proponiamo qui su RBE, sul divano, perché devi sapere, mister Formidabile, che per noi questo è artigianato. Avete in mente quella canzone, avete in mente quell'idea e la trasformate in musica, in un prodotto finito. È sempre un'emozione nuova per voi suonare da Paola, provincia di Cosenza, fino a Milano, passando da Torino o dalla Liguria. Avete avuto sensazioni sempre forti, importanti dal pubblico, anche perché voi col pubblico non, immagino non parliate, oppure parlate e non è qui, solo qui non parlate o anche durante i live? Volevo farti mettere un po' alla prova. Prova a chiedere a Mrs. Formidabile, magari è più loquace di me. Una frase così, soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, finora gli Animo Formidabile non l'avevano mai pronunciata, credo, dall'inizio del loro progetto in avanti. Allora, Miss Formidabile, sei stata messa in mezzo, mi spiace. Con il pubblico, il vostro rapporto, vi piace il contatto col pubblico? Vi piace interagire con loro? Interagite attraverso la musica? Preferite far parlare la vostra nota? Tu preferisci far parlare i tuoi tamburi, la tua batteria o... Attenzione. Vieni a vederci live. Hai ragione. Vedi, è così. L'unico modo per poter scoprire gli Animo Formidabile è andare oltre questa immagine, andare oltre Can We Show Our Faces Now? Possiamo dimostrare, mostrarvi le nostre facce ora, è quello che stanno facendo in questo momento Mr. e Miss Formidabile. E dopo Just Monday ci lasciamo accompagnare da Dancing to the Void, un'altra delle tracce, la penultima del disco We Are All Animals. Siete d'accordo con me, amici e amiche di RBE, sul divano con... Siete con me su questo divano per ascoltare gli Animo Formidabile. Dance into the Void, ballare, danzare nel vuoto, Animo Formidabile, ma è davvero un vuoto, chi lo sa? Quello che ci invitano a fare, Mister e Miss Formidabile, è questo. Cerchiamo di divertirci, cerchiamo di andare a ballare nel vuoto, di ballare nel vuoto e soprattutto fare noise. Il noise è uno dei generi musicali, se proprio dovessimo come dire, indicare una strada nella musica degli Animo Formidabile, nel genere possiamo dire il garage, il noise, cioè il blues, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, forse chiudere in uno o più generi questa band è riduttivo. Lasciamoci accompagnare dall'ascolto. Come dicevamo poco fa, la dimensione live ed è quella che vi stiamo proponendo in questo momento su RBE per Sul Divano con Animo Formidabile. L'approccio live che rimane anche nella registrazione di questo album,
che è al centro dell'esibizione dal vivo della band, una band che vi invitiamo a scoprire ovviamente in questa dimensione del live. In un periodo in cui è difficile, è sempre più difficile suonare, quindi quando troviamo delle band che prendono i propri bagagli, i propri strumenti, la propria voglia di suonare e arrivano nei luoghi più disparati del nostro paese, beh, questo sicuramente è notevole e questo è uno degli aspetti che mi hanno convinto e che mi convincono ancora di più di questo progetto musicale che vi stiamo proponendo. In tutta Italia hanno suonato davvero ovunque, nello scorso inverno, nello scorso autunno e primavera, hanno terminato il tour la scorsa primavera al Zig Club da dove sono partiti. C'è stata tutta l'estate l'esibizione dal vivo di questa band e la scoperta del contatto con il pubblico. Non servono parole, evidentemente, se non quelle delle canzoni, questa magica unione tra la musica e le parole che formano appunto le canzoni. Canzoni che potete ritrovare anche nei store digitali, ma che vi invito a riscoprire anche in quella versione vinile. La Godown Records, se voi andate a leggere la descrizione di questa label, di questo progetto musicale, vedrete che c'è una parola che a me ha colpito, l'unione di appassionati di musica. È un progetto che nasce in Emilia Romagna, poi la sede adesso è a Treviso, andando a vedere sui social della Godown. Ecco, l'unione di cosa? Di appassionati di musica che propongono musica. Questa è la Godown Records, dalla quale insomma è uscito la versione in vinile di questo lavoro, di We Are All Animals. Siamo davvero tutti animali, forse ce lo siamo dimenticati. E loro, appunto, Mister e Mister Formidable, ci stanno invitando a riscoprire tutto questo. Perché no? Anche dal vivo. Io immagino dal vivo la vostra interazione, Mister Formidable, con il pubblico, una interazione che viene attraverso la musica. Siamo abituati anche effettivamente spesso a sentire i musicisti che parlano, fanno sti monologhi tra una canzone e l'altra. È ora di smetterla, sei d'accordo con me? Daimo spazio alla musica, sì, è d'accordo con me, Mister Formidable, sì. Quindi c'è molta abitudine a parlare, a dar fiato al proprio ego. No, basta. Diamo spazio alle creazioni, diamo spazio a questo artigianato della forma canzone che vi proponiamo su RBE. Canzoni che vi stiamo proponendo tratte dalla scaletta live di questa band. La prossima canzone è un inedito, non la trovate nel disco We Are All Animals. Tra l'altro parleremo tra poco anche del merchandising, perché non c'è solo il disco che è importante, ma c'è anche un modo di indossare e di portare la musica che ci richiama a quell'artigianato che abbiamo celebrato poco fa, che passa anche attraverso la musica. Questa è Tony, un inedito degli Animo Formidable qui su RBE, sul divano con. Don't.
Tony. Animo Formidable, Tony, questo è un brano inedito che non trovate nel disco We Are All Animals, ma trovate, immagino, credo, nel live che vi invitiamo ovviamente a seguire. Andate a scoprire le date perché questa band è davvero in continuo movimento, una band che continua a proporre i propri live dopo la tournée dello scorso inverno, che ha portato insomma queste canzoni di We Are All Animals un po' ovunque nel nostro paese e dopo la stagione estiva anche nei club per quanto riguarda questo fine 2023. Tony, dunque, io amo le associazioni di idee. Quando penso a Tony e penso soprattutto a Marco Fasoli, mi vengono in mente gli I Hate My Village e la sua e la loro, Tony Hawk of Ghana. Non so se c'è un collegamento con questo, ma forse no. Però io ho fatto questo collegamento con Marco Fasoli. Immagino che sia stata o è una figura importante nel vostro percorso musicale e artistico, Mister Formidable, sì o no? Vogliamo molto bene. Ah, ecco, gli Animo Formidable vogliono molto bene a Marco Fasoli, ma anche noi li vogliamo bene perché insomma ha curato molti aspetti di questo progetto che vi stiamo presentando in questa puntata sul divano con la musica che viene per prima, la musica che vi stiamo proponendo con questo live dei Animo Formidable. Noi amiamo spesso unire la musica con l'artigianato, andare a scoprire come nascono queste canzoni. Ebbene, queste canzoni, come vi dicevo, nascono come? In che modo? Registrandole insieme, in maniera istintiva, l'essenza della musica. Come trovare l'essenza della musica se non andando in diretta, in presa diretta, con un'unica take? Ecco, questo è un modo ideale. Non sono in molti a fare una cosa del genere, si usa autotune, beh, qua l'autotune non c'è. Ragazzi, qui è come viene fuori, come state ascoltando, questo è il suono ideale, questo è il suono che vi proponiamo con amplificatori valvolari, con tutto ciò che ci riporta all'origine e all'essenza della musica, a quel selvaggio, a quella voglia di essere istintivi, essere assolutamente noi stessi, un po' come i loro visi che richiamano quelli dei felini, anche se in realtà abbiamo visto poco fa, l'abbiamo anche ascoltato eccezionalmente dalla loro voce, è quello il loro viso e noi dobbiamo prenderlo per quello che è, non andando oltre se non gustando la propria musica. Fortress of Solitude, Animo Formidable su RBS, sul divano con. Mom!
Fortress of Solitude, Animal Formidable, un'altra delle canzoni tratte da We Are All Animals, un progetto musicale che ha attirato anche altri media, altri artisti, altri artigiani della creatività. Come vi dicevo poco prima di una delle canzoni che vi stiamo ascoltando in questa puntata del Sul Divano Con, c'è tutta una serie di prodotti del merchandising che vanno dal CD al vinile, ma anche le magliette. Magliette che nascono da collaborazioni come quella creata attraverso i social. I social sono essere anche questo, un formidabile modo per legare creatività, legare immaginazione, immaginari e crearne, perché no, di nuovi. E insieme ai CD ci sono anche le magliette di Animal Formidable realizzate insieme a un altro artista, Simon The Kid, è giusto, sì, mi dicono di sì, un artista che trovate anche sulla piattaforma OpenSea, quindi anche per quanto riguarda il mondo degli NFT. Ebbene, The Kid ha realizzato una serie di magliette immaginando o reimmaginando a modo suo l'idea, insomma il concetto degli Animal Formidable in magliette che trovate, immagino anche i concerti ci sono, vi basta un sì ai vostri concerti, ok, ai concerti degli Animal Formidable potete trovare anche queste magliette, ma ci sono anche altri artisti come Pino Caputi ad esempio, che ha realizzato altre opere ispirandosi alla cifra stilistica degli Animal Formidable, quindi capite come questo progetto parta dalla musica per ispirare anche altri punti di vista, altri modi per favorire quel magico mondo della creatività. Creatività che ci invita ad essere coscienti di quell'animo selvaggio, l'animo animalesco, l'animo istintivo, come stanno a essere istintivi i felini, gatti, ma anche pantere, perché questo nero dei loro visi, degli animo formidabili, a me ricordano anche molto le pantere, quei gatti neri che hanno quegli occhi, quegli sguardi sempre molto affascinanti. Andiamo oltre l'immagine, andiamo ad ascoltare la musica, perché the music comes first. E perché no, lasciamoci ispirare per andare a scoprire prodotti e opere come quelle di cui abbiamo parlato poco fa, come quelle di Pino Caputi e di Simon The Kid. Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata. Sì, una chiacchierata, dai. Abbiamo chiacchierato con la musica insieme a Mr. e Miss Formidable. Abbiamo ascoltato diverse canzoni tratte da We Are All Animals, canzoni tratte da questo disco che è al centro dell'esibizione di questa band, Power Duo, che vi invito a scoprire soprattutto dal vivo. Vi lasciamo con un'ultima suggestione video. Questa è proprio fresca. Donato Sansone è il regista di questo video. Sì. Donato Sansone, insomma, è uno dei grandi dei video, del videomaker che vi invitiamo a scoprire con la sua versione degli Animo Formidable. È una canzone che abbiamo ascoltato prima, in apertura di questa seconda parte, Just a Monday, ma vi invito a scoprire il punto di vista di questa canzone attraverso la sensibilità del videomaker che ha realizzato questa clip che chiude questa puntata del Sul Divano Con insieme a Animo Formidable. Au revoir, mes amis. Grazie mille per essere stati con noi. È stato bello chiacchierare insieme, disquisire sulla vostra musica. Stavolta vi bullizzo io, sto parlando in questa maniera. Grazie per essere stati con noi. Ringrazio anche per la parte tecnica Matteo Meo De Fazio e Samuele Benec. Animo Formidable, Sul Divano Con. Ciao.